Per Giulia, restare incinta è stato come firmare una condanna a morte. Con queste parole, il pubblico ministero di Milano, Alessia Menegazzo, ha aperto la sua requisitoria contro Alessandro Impagnatiello, accusato dell'omicidio di Giulia Tramontano, incinta al settimo mese di suo figlio Tiago. Menegazzo ha descritto l'omicidio come il culmine di un delitto premeditato, in cui l'imputato ha ucciso madre e figlio con 37 coltellate, inflitte con inaudita violenza il 27 maggio 2023. Durante la requisitoria, il magistrato ha chiesto l'ergastolo per Impagnatiello e ha aggiunto la richiesta di 18 mesi di isolamento diurno per le accuse di procurato aborto e occultamento di cadavere. Nessuna attenuante è stata presa in considerazione. La sua confessione, secondo il pubblico ministero, non è stata spontanea, ma dettata dalla gravità delle prove contro di lui. Impagnatiello ha tentato, infatti, di manipolare la realtà, facendo credere agli inquirenti che la sua compagna soffrisse di depressione e che il suo gesto fosse stato frutto di un suicidio simulato. I pubblici ministeri hanno evidenziato la lucidità e la spietatezza con cui Impagnatiello ha agito. Alessia Menegazzo ha definito l'imputato come una persona con tratti psicopatici, narcisistici e machiavellici, capace di mentire e manipolare senza alcun rimorso. I periti lo hanno descritto come un narcisista mortale, un psicopatico razionale che agisce in modo strategico, privo di empatia. La premeditazione del delitto è emersa chiaramente dai tentativi di depistaggio successivi. La denuncia di scomparsa presentata da Impagnatiello il giorno dopo l'omicidio, in cui accusava Giulia di soffrire di depressione, era una strategia per simulare un suicidio. Il pubblico ministero ha ricostruito anche la freddezza con cui l'uomo ha agito il 27 maggio 2023, quando ha incontrato la sua rivale. Ha cambiato strategia in un progetto già premeditato, ha affermato il PM, e ha colto l'occasione per completare la sua mossa finale. La tragedia si è consumata in pochi istanti, con l'uomo che ha poi tentato di nascondere ogni traccia, incenerendo il corpo di Giulia per cancellare le prove. Il PM ha descritto Impagnatiello come un giocatore di scacchi che ha agito con rabbia fredda. Nonostante i tentativi della difesa di far passare l'imputato per un uomo affetto da disturbi psichiatrici, le prove della premeditazione sono risultate schiaccianti. Le avvocate difensore, Samantha Barbaglia e Giulia Gerardini, hanno sostenuto che non ci fosse premeditazione e che Impagnatiello avesse mostrato pentimento per l'accaduto, chiedendo perdono. Questo tentativo di dipingere l'imputato come un uomo tormentato non ha convinto l'accusa, che ha sottolineato la mancanza di rimorso e la freddezza con cui l'assassino ha agito. Alla fine, Impagnatiello ha scelto di non parlare e ha lasciato che fossero le sue legali a prendere la parola. La sua totale indifferenza verso il crimine commesso ha fatto emergere ancora di più la natura del suo gesto, che secondo i pubblici ministeri rappresenta la banalità del male. Il giudice deciderà il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ma l'accusa ha già espresso chiaramente la sua posizione. Merita una pena severa per il crimine orribile che ha commesso.